Dopo studiamo. Alessandro Cherici, sei qui come assistente di coach Di Giusto. Quali sono le tue impressioni al Candido Junior Camp Oso di Firenze? Insomma, intanto è un'esperienza vedere tutti questi ragazzi, 15 ragazzi, alcuni alla prima esperienza, alcuni che già giocano, che si confrontano, si migliorano, imparano non solo in campo ma anche poi in quella che è la vita di tutti i giorni, no? Per tanti quello che è l'obiettivo fondamentale è l'autonomia, è l'essere senza i genitori, non avere in questi 3 giorni i genitori dietro che li controllano, che li aiutano e che magari tante volte non gli permettano di esprimersi al massimo. Quindi anche la piccola conquista di levarsi i tutori da soli o metterseli da soli, secondo me è la più grande vittoria che noi possiamo fare attraverso questi camp, che sono fondamentali. Ci rivolgiamo a ragazzi in un'età dove loro stanno crescendo, si stanno formando, e attraverso questo, attraverso anche l'esempio di ragazzi come Filippo Cadossino, come la Laura Morato, l'esempio di Carlo Di Giusto, possano migliorarsi, capire quali sono i loro limiti e fare uno scalino in più, sempre, giorno dopo giorno, aggiungere qualcosa alla loro persona. Ecco, la Toscana, è la prima volta della Toscana, Toscana che vuole crescere con il basket in carrozzina. Cosa serve alla Toscana per avere più squadre anche? Toscana che vuole crescere, Toscana che al momento ha una sola squadra iscritta alla Federazione Italiana di Pallacanestro in Carrozzina, che sono le Volpi Rosse Menarini di Firenze. In questo camp, oltre ai ragazzi delle Volpi Rosse Menarini, ci sono anche tanti altri ragazzi di altre realtà, come Livorno, dove c'è una squadra che si sta formando, come Pietrasanta. La speranza è quella sempre che il movimento cresca, che se ne avvicinino sempre di più, e questa è un'occasione, come dicevo, fondamentale, e che in un futuro ci possano sempre essere più squadre che partecipino ai campionati federali, e saremo ben contenti se in Toscana si arriva a 3, 4, 5, 10 squadre. La speranza è sempre quella di ampliare l'offerta della pallacanestro in carrozzina a più ragazzi possibile, ragazzi e ragazze. Quindi tutti a giocare a basket in carrozzina. E certo, è lo sport più bello che c'è. Andrea Corsi, assistente allenatore al Candido Junior Camp Oso, che esperienza è fino ad oggi questa per te? È un'esperienza, una bellissima esperienza. Io sono da 10 anni faccio parte di Giulianova e facciamo anche noi un camp di mini basket, e mi hanno chiamato, sono stato contento anche per vedere un'altra realtà. Io sono contento di questa esperienza, lo faccio soprattutto perché, essendo anche vice allenatore, quest'anno forse torneremo con la squadra di mini basket nostra di Giulianova. Per me il bello è veder crescere questi ragazzi, vederli diventare uomini, donne, e vederli in un futuro giocare nelle squadre di Serie A. Questo è l'obiettivo. Hai già visto dei miglioramenti nei primi 2 giorni in questi ragazzi? Se sì, quali? Sì, dei miglioramenti. C'è Teresa che ha fatto dei miglioramenti incredibili anche sotto canestro. Lei non sapeva nemmeno come si prende un pallone, adesso diciamo che è arrivata un paio di volte anche a toccare la retina, e già per lei è una contentezza unica, diciamo. Ecco, c'è qualcuno che già insomma gioca parecchio benino insomma qui a Firenze, cosa pensi? Sì, loro sono, noi li abbiamo anche incontrati tanti anni fa, sia in Serie B che nel mini basket, sono ragazzi validi, e speriamo che anche loro arrivino. L'obiettivo è di portarli tutti in Serie A. Speriamo. Nazionale, Joel ha detto nazionale. In nazionale, beh, prima in Serie A, poi dopo dalla Serie A passiamo alla nazionale. Il programma dovrebbe essere quello.